Questa trilogia nasce dalla collaborazione fra l'Associazione Culturale Monte Analogo di Trieste e il Centro di Produzione Televisiva dell'Ufficio Stampa della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia nel quadro delle manifestazioni promosse per i 150 anni dalla nascita di Julius Cugy. Cugy è un perfetto esempio di cittadino di Trieste a cavallo fra l'Ottocento e il Novecento e quindi un perfetto europeo dell'epoca, proponibile anche oggi. La madre, Julia, era figlio del poeta nazionale sloveno Jovan Vesseu Koseski, ma lo educò in italiano. Il padre, un carinziano di Lint, lo mandò alle scuole tedesche, poi all'università a Vienna. Così Cugy crebbe assolutamente immune da tutti quegli influssi nazionalistici, dei diversi nazionalismi, che contaminarono il Novecento in queste terre dove si incontrano, e nel Novecento appunto si scontrarono, tre grandi etnie, quella latina, quella germanica e quella slava. Quando Cugy si definisce un austriaco di vecchio stampo, esente da enfasi e sciovinismi, non intende riferirsi a un'identità precisa in senso nazionale, quanto piuttosto a un ordine ben costruito e ben regolato, rispettoso delle diversità, proprio perché non riconducibile a uno stereotipo, è stato abbastanza trascurato negli scorsi decenni. Abbiamo scelto di parlare di lui qui, alle sorgenti dell'Isonzo, vicino allo sbocco di quella Val Trenta che tanto amava, dove la Slovenia gli ha eretto un monumento bronzeo, la cui mano è lucidata da migliaia e migliaia di mani che si sono appoggiate in segno di riconoscenza, di devozione, di omaggio alla figura del grande alpinista triestino. Figlio, come detto, di un carinziano, emigrato a Trieste per farvi fortuna e diventato uno dei più importanti import-export cittadini, Julius Cugy vede la luce il 18 luglio 1858 nella villa Coronini-Kromberg di Gorizia, dove la famiglia era sfollata per un'epidemia di colera. Poi cresce a Trieste in una villa alle prime pendici del Colle di Scorcola, dove, per usare le sue parole, si stendevano la pace e l'intimità del Biedermeier. All'educazione tipica della buona borghesia dell'epoca, tra le quali è contemplato anche l'andare per boschi e per prati, alla scoperta della flora locale. Cugy è instancabile, percorre il Carso, le alture, il costone che scende verso la città e scopre nella valle di Oiano anche una specie nuova, l'Orchis provincialis maculata. Suoi mentori furono il botanico Carlo Marchesetti e Muzio De Tomasini, podestà di Trieste, oltre che appassionato cultore della materia. Proprio De Marchesetti gli affida l'incarico di scoprire il mistero della scabiosa trenta, una pianta identificata ancora nel Settecento dal botanico francese Baltasar, a che poi si scoprirà che non è mai esistita, ma Cugy la ricerca per molti anni, perlustra la Val Trenta sotto il Tricorno, altre zone delle Giulie, finché deve arrendersi all'evidenza. La scabiosa Trenta non è altro che la scabiosa Leucanta, già identificata in passato. Ma non si tratta di una delusione, questo sogno, questa idealità, questo dolce miracolo fiorito del cuore, come scrive Cugy, ha irradiato luce e bellezza sui suoi primi anni, attirandolo verso le altezze. Qui, dove sgorga l'Isonzo, sorge oggi un giardino botanico Juliana, promosso da Cugy e realizzato dal suo amico Alberto Bois de Chêne, di una facoltosa famiglia franco-triestina. E qui, secondo Cugy, è risorto quel giardino magico disseminato di rose che un tempo orlava l'altopiano del Tricorno, come racconta la leggenda di Zlatorog, il camoscio dalle corna d'oro. Altra grande passione di Cugy fu la musica. Studiò piano, fu accompagnatore di leader alle serate dello Schillerverein, il circolo culturale in lingua tedesca di Trieste, di cui resse anche per un periodo la sezione musicale. Diresse un coro che chiamò Coro Palestriniano per il repertorio preferito e poi suonò l'organo e donò anzi un organo acquistato a sue spese alla Chiesa degli Armeni Mechitaristi di Trieste con la clausola di potervici esercitare tutte le sere. Associò anche
determinati monti con certe musiche. E di questo parla nei suoi libri, libri che sono il tramite attraverso il quale noi lo conosciamo, ma che furono anche la salvezza della sua età più matura e della sua vecchiaia. Quando l'Italia dichiarò guerra all'Austria-Ungheria, Kugi si offrì come alpine referent, volontario, cioè come consulente alpino, non per combattere, ma per insegnare ai Kaiserjäger le vie delle Giulie protette dal tiro nemico e soprattutto dalle valanghe, perché, come sappiamo, sul fronte montano della Grande Guerra furono più i morti di neve che non i morti di piombo. Seguì poi l'avanzata austro-tedesca seguita a Caporetto, poi, stanco ma disfatto anche nel fisico, ritornò a Trieste poco prima della fine del conflitto e ritrovò la sua ditta in rovina, fu costretto a liquidarla, a vendere la sua villa, entrò in depressione, si curò a Vienna probabilmente in analisi e poi uscì alla fine da questo periodo buio proprio mettendo sulla carta le sue grandi giornate in montagna. I suoi 7 libri sono una testimonianza precisa e molto accurata degli albori dell'alpinismo della nostra regione, ma sono anche scritti in una prosa vivida, ricca di aneddoti e soprattutto capace di colpi d'ala che la trasportano nel regno della poesia. Ettore Cozzani, primo editore di Kugi in italiano, definisce Dalla vita di un alpinista, la sua autobiografia alpina, il primo libro, un monumento di epica grandezza. È però tutto delicatezze di movimenti plastici e di luci e di colori. La sua prosa, dice, pur restando sempre adeguata alla verità che definisce con esattezza scientifica, diventa per inavvertibili passaggi pura lirica quando egli si sofferma a contemplare. La contemplazione sembra proprio lo scopo unico delle sue avanzate e delle sue scalate più faticose e temerarie. Ed è contemplazione non panoramica, ma insieme vasta e particolareggiata, e non della sera sola nei suoi slanci verso l'infinito, ma dell'immensità che scende a dar significato alle forme della terra, con le sue luci e le sue ombre. E questo è il misticismo. Kugi, dal canto suo, definisce il libro non un testo sportivo o un manuale, ma un rendimento di grazie. Vorrebbe essere un cantico dei cantici a laude e gloria della montagna. E noi tutti sappiamo che il biblico Cantico dei Cantici è una delle più compiute e perfette dichiarazioni d'amore che siano mai state composte. Scrive Kugi per trasmettere questo amore. In Una salita tra le Giulie il protagonista parte appunto dopo aver letto un libro di Kugi alla ricerca del suo spirito. Possiamo definirlo quindi un buon maestro i cui scritti sono validi ancora oggi. Le sue parole esortano al rispetto e all'amore per l'Alpe prima di tutto, per la natura, per gli uomini, per la vita, per l'essere, per l'esistenza. È un grande insegnante per quanto attiene l'educazione sentimentale alla montagna, una cosa della quale c'è disperatamente bisogno oggi in un mondo in cui le cose veramente importanti sembrano essere i materiali, la tecnica, il record di difficoltà e di velocità. Per lui non c'è nulla di trionfale, nulla da combattere, nulla su cui vincere. I monti sono sorgenti di felicità, sono parole sue, e la base dell'alpinismo deve essere sempre il puro amore della natura dei monti, l'intima penetrazione nella loro vita, nella loro essenza, nella loro anima. E ancora oggi questa serenità di approccio, scevra da ansia, da prestazione, questo senso di appartenenza alla montagna, all'opposto di quel senso di potenza, di possesso, di conquista, tanto diffuso oggi, è testimonianza non solo di un modo di andare, ma di un modo di essere, di intendere la vita. Kugi abita anni in cui una profonda vena di superomismo, l'eroe di Nietzsche, si è insinuata nell'alpinismo. Guido Eugen Lammer, un alpinista e teoreta viennese, ringrazia la montagna, dice, per avergli fatto bagnare le labbra al calice della morte. Kugi, che definiva Lammer un mattoide,
dice invece che sui monti si va per vivere e non per morire. E traccia di questo spirito lo ritroviamo nel già citato Una salita tra le Giulie. Ricordato soltanto da pochi buoni amici, Onkel Julius, come era soprannominato, si spense nel 1944 a Trieste per una polmonite, mentre la città era capitale del Adriatisches Künstlerland del Terzo Reich nazista. Aveva visto crollare il mondo in cui aveva creduto e affermarsi al suo posto delle forme di potere e di oppressione che erano la negazione di quei valori di fraternità e di tolleranza a cui aveva improntato la sua vita. Rischiò, come abbiamo detto, di cadere nell'oblio, tant'è vero che oggi, assurdamente, tra le sue cime non esiste un rifugio Kugi, né in Italia, né in Austria, né in Slovenia. La nuova Europa, pur così diversa da quella che Kugi conobbe, amò e cantò, non potrà non riconoscergli un ruolo di cittadino esemplare. Almeno così vogliamo sperare. A volte all'Alpini la conosceva, qualche vecchia la conosceva, appunto che vi era in quella famosa chiesa che chiedevo, come si chiamava, via Giustinelli, mi teneva dei concerti musicali, era, ma pare impossibile, tutti stimati classici, diciamo, no? Amanti della montagna, che andai in montagna, tutti quanti come che erano innamorati anche della musica, pare impossibile. Però gli era sempre un animo gentile, era lui, era sempre la poesia, lui vedeva la roba, se per quel che non poteva vedere i matti che andava con le con i ciodi, e diceva che se profanare la montagna, e diceva, no? Lui andava più con l'anima, con lo spirito andava su, la capisci? E era, no? Non concepiva di mettere ciodi, va bene? Sono passati i tempi, no? Sarà stato quel libro. Forse la sua lettura mi ha spinto a partire. Un giro alpinistico, un viaggio con me stesso. Dovevo stare solo. L'estate è breve e quando posso vengo tra i monti. Li ho sempre amati. I loro spazi, la quiete, il contatto fisico con le rocce mi aiutano ad amare di più la vita, ad accettarne anche i momenti difficili. Ora sono tra queste montagne del Friuli, le Alpi Giulie. Sono rimasto colpito e incuriosito dalla descrizione di questi luoghi fatte da Giulio Kugi nel suo ultimo libro intitolato Dal tempo passato. Giulio Kugi, scrittore, alpinista, amico delle piante e dei fiori, come lui si definiva, amante della musica. Valbruna per lui era un posto speciale. Qui aveva una stanza riservata, sempre pronta, in casa della guida alpina Anton Oitzinger. È
è stato definito lo scopritore delle Alpi Giulie per le sue numerose prime ascensioni a molte cime di questa catena, compiute a cavallo tra 800 e 900. Erano itinerari a quel tempo sconosciuti, percorsi solo in parte dai cacciatori di camosci. Nei suoi libri tratteggia queste montagne assieme ai ricordi di vita alpinistica e di vita quotidiana, descrivendo i personaggi di quei tempi, i cacciatori, le guide alpine o i semplici amici e compagni di cordata. Figure forse anche troppo romantiche per i nostri giorni, ma che così descritte sanno provocare nostalgia per la vita semplice di allora. Un'epoca in cui c'erano più momenti per ascoltare gli altri, più tempo per pensare. Quando quei duri uomini di montagna, dall'aspetto burbero, erano anche capaci di stupirsi davanti ad un fiore o ad un ramo d'abete mosso dal vento. Atteggiamenti dei quali noi oggi ridiamo. È stata la curiosità di vedere quanto fossero cambiati questi luoghi che mi ha fatto partire. Chissà se questo itinerario mi porterà tra monti uguali a quelli che vide Kugi durante le sue prime salite. Tra boschi, ghiaioni e pareti, come quelli visti da Torzbar, l'uccisore dell'orso, o Komac, Oitzinger e Pesamosca, le sue guide. Non so nemmeno se qui troverò risposte a tutte le mie domande. Se riuscirò a capire se sia la vita delle nostre città ad imporci ritmi frenetici o piuttosto noi a non sapere più fermarci a guardare, a non saper più leggere intimamente la realtà che ci circonda. Kugi è morto nel 44, mio l'avevo conosciuto intorno al 38-40. Lui passava un paio di mesi, non so quanto tempo, in villeggiatura, diciamo, presso la famiglia Oitzinger, che erano i parenti della sua guida, perché lui aveva le vari luoghi dove andava, e aveva della parte italiana, della Racolana, e aveva i Pesamosca, i Piussi. Nella Val Trenta gli aveva Spic Komac, che era nei suoi ricordi Komac era la guardia. E gli era proprio un amor paterno per questo Andrea Komac. Lui era come un dio per quando si parlava qualche volta di queste guide che oggi andavano. Perché è incominciato da ragazzo e incominciò sempre, era il suo miraggio, le Giulie, no? Ecco lassù la forca del Montasio. Sono quasi arrivato all'attacco. Speriamo che vada tutto bene. Versante nord-ovest del Montasio. 1000 metri di parete da percorrere. Il mare verde di Abetaia della Val Sizer e della Val Donia sotto i piedi. La via Kugi Horn è una delle più belle e grandiose ascensioni alpinistiche del gruppo. Così c'era scritto sulla guida. Non certo per la difficoltà, è l'ambiente che qui ti avvolge. Severo e affascinante, lungo il quale verdi cengi ammantate di coloratissimi fiori,
canaloni impressionanti che scendono come se non avessero fine. Fanno provare a chi sa guardare dentro se stesso. Serenità, angoscia, gioia, solitudine, soddisfazione. Accidenti, la roccia è friabile qui. Devo stare molto attento, un errore può costar caro. Ah, sì, lui era innamorato del montaggio, non so quante volte che era su, di tutte le parti. Lui aveva, sai, la poesia, era un animo poetico, un animo affascinato così. Quello che l'aveva impressionato era la parete nord, che è oltre 1000 metri del Tricorno, sono l'Aliezef Dom e il montaggio, perché il montaggio di fatto da qualsiasi parte che lo vedi, dice, mamma mia. Andando su per la crisi di Draghi, le clappatorie, porca malora, io ero mai lassa, ma mi ho visto dell'alto che razza di roba che sei, mamma mia, le clappatorie, c'è tutta una giara sulle pietre, sulle rocce, c'è tutta una giara coperta, non so mica come che quanta, con che quanti. Qui dietro dovrebbero esserci le cenge del Valhalla. Da ora sono nel cuore della parete. Mi venne voglia di fermarmi e guardare. Non ora, non qui. Ora devo salire. Potrò farlo forse più avanti, da qualche parte lassù. Sedermi a guardare l'erba di una cengia mentre cambia colore al tramonto. E ancora una volta stupirmi di come possa essere tutto così magico. Non sono completamente solo. Lungo queste cenge si incontrano spesso gli stambecchi. Ecco qualcosa che è cambiato. Questi animali ai tempi di Kugi non c'erano.
estinti da secoli, sono stati reintrodotti. Il sole comincia a scendere, i suoi raggi radenti feriscono la parete. È curioso come ad un tratto mi senta preso dalla fretta di arrivare là sopra. Forse la fretta durante la salita è il più grande paradosso dell'arrampicare in montagna. È come sfuggire a quello che si va cercando. Il piacere del gesto, la possibilità di liberare la propria fantasia attraverso il movimento sulla parete, il sentirsi parte della montagna. Certo, risponde alla ovvia esigenza di evitare i bruschi peggioramenti del tempo, di avere sempre un margine contro l'imprevisto, di non bivaccare, ma resta comunque un lato ambiguo di questa attività. Non può mancare molto. Qui sopra dovrebbe esserci la grande cengia. 200 metri più in alto il bivacco Suringa. Dovrei farcela prima che faccia buio. Sapeva i bivacchi e lui aveva quella benedetta mantellina dell'Oden, no? L'attrezzatura era quella, no? De Magnar, era De Magnar, quello che si portava, mi portava, io lo sa, è voluto perché mi portava gli omelette che mi faceva mia mamma, no? Ma mio papà andava con tocchi di lardo, andava, no? Come che andava a Cubi con tocchi di lardo, rave mangiava, era straordinario, e i manti come che, intanto i portatori che portava sa. Del fondo valle che portava su i rami di mugo, i tronchi, le pigne, che trovava con le pigne longhe, no? E trovava un spunton di roccia, la capisci? E si metteva là, Loris, lui e le guide si involtizzava, va bene? E era sempre uno o due di questi portatori che manteneva il fuoco tutta la notte, va bene? Che lo andava a dormire d'estate. Andava a dormire alle 10:11 e si alzava alle 3 di mattina, dunque erano poche le ore, vabbè, ma bisognava riposare anche quelle ore là, no? E che alimentava il fuoco per dire, no? Metteva i piedi vicino in fronte per non rilassarsi, no? Thank you.
tra le nebbie che a tratti mi avvolgono, mi si svela la Sfinge del Montasio che mi osserva nell'ultimo tratto della salita. E se mi fermassi? Già, le notti in parete. Esigenza di un tempo, ed oggi quasi una vergogna, perché indice di lentezza. È invece forse l'unica occasione di godere veramente di questi luoghi. Mi ritornano in mente alcune frasi di Kugi a proposito dei bivacchi. Ho guardato sempre a quelle notti trascorse all'aperto con spirito romantico, senza far niente per evitarle, anzi spesso cercandole di proposito. E devo dire che me ne tornavo a casa appagato e felice. Credo che pochi alpinisti abbiano fatto tanti bivacchi come me. Nel mio libro di montagna ne avrò ricordato almeno 200, ma penso che in effetti siano stati molti di più, forse 250 o 300. Non li ho contati. Le notti trascorse nel cuore delle montagne mi hanno lasciato impressioni uniche nel mio bagaglio di ricordi. Ci ripenso con riconoscenza e con affetto, ora che quei tempi sono così lontani. Una montagna, è una mia vecchia tesi, si impara a conoscerla davvero quando ci si dorme sopra. Quante volte ho desiderato la pace, la serenità, l'aria pura e fresca della notte in montagna. Oggi, se non fai almeno il 6C, non sei nessuno. Il sesto grado di una volta è per i polli. Te lo poni come un traguardo da raggiungere e in questo modo ti trascini dietro ciò che ti perseguita nella società e nel lavoro. Il dover emergere, l'essere sempre in competizione con gli altri, con te stesso. Devi raggiungere il livello imposto dagli alpinisti di punta. Personaggi simbolo per la storia dell'alpinismo fino a ieri, gonfiati dai giornali specialistici, spesso schiavi degli sponsor, ancora oggi. Un altro aspetto che l'andare in montagna di una volta ci ha tramandato, l'essere degli uomini veri, l'essere i migliori. Miti che portarono a folli corse per le pareti inviolate, subito dopo a folli corse verso la morte. L'exploit resta ancora oggi il protagonista principale dell'alpinismo contemporaneo, quasi sempre per interessi economici. Fortunatamente l'andare in montagna può essere anche altro. Per i molti signor nessuno che fanno l'altra storia dell'alpinismo, per quelli come me. Un passaggio dalla montagna per pochi di un tempo ad una per tutti di oggi. Questo è senz'altro quello che di positivo ha l'odierno alpinismo. Non solo l'impresa, collettiva o individuale, ma anche cultura della convivenza con la natura e con gli altri. Alpinismo come fuga dall'orizzontale, ricerca di qualcosa di meglio, di un mondo possibile che non siamo ancora riusciti ad appiattire. Corsa nella fantasia, apertura all'immaginario, alle emozioni, libertà assoluta. Arrampicare con tanti amici con i quali confidarsi e capirsi anche senza parlare. Queste serate assomigliano dei riti propiziatori per le salite di domani. Fanno rivivere quello stupore e sentire più vicina anche l'erba delle cence. Affiorano anche molti dubbi.
sono tornato di nuovo quassù. Non potevo farne a meno. Non è stato il libro questa volta, non saprei dire di preciso cosa sia stato. Forse questi spazi, questo silenzio. Non ne sono certo, non so. Non so perché. Eppure ci sono ritornato. Ci ritornava ieri Kugi con i suoi compagni di cordata, ci ritorniamo noi oggi. Certo, alcune motivazioni sono cambiate da quei tempi, dalla conquista romantica delle vette di se stessi all'attività sportiva, allo svago. È questo l'amore per la montagna? È questo l'alpinismo? L'arrampicare? È certamente qualcosa di diverso per ognuno quello che ci fa tornare quassù. Diverso almeno in parte, e che muta in ogni tempo. C'è una zona in ombra, però, che nessuno sa descrivere, che non cambia. È uguale da sempre e per tutti. Una parte non toccata della storia. La intuisco. E credo di vedere ora queste montagne come le vide Kugi un secolo fa. Come le vediamo tutti noi che le desideriamo. Mi sembra di udire la sua voce nel vento che soffia dalla valle. Così voi, che siete tanto più giovani di me, salite verso le sublime cime dei monti, accendete i vostri fuochi, ascoltando le voci della notte profonda. E pensate un po' con me che vi dico queste cose. Un tempo, quelle scintillanti costellazioni che ora vi ammiccano amichevolmente hanno salutato anche me. La mia anima indugia ancora lassù, qualche volta, e sta in ascolto, poiché una cosa è certa: chi accende in quei luoghi solenni il fuoco di un bivacco levato verso il cielo stellato lascia lassù una parte indelebile di sé. Certo, qualcuno si trascina ancora quassù qualcosa che farebbe molto meglio lasciare a valle. Protagonismo, competitività, cattivi compagni di cordata. Aspetti presentati troppo spesso come l'essenza. L'idea è così distorta, l'immagine incompleta, falsa come tutte le immagini che mostrano solo un lato di un episodio. Ci sono invece molti altri angoli non visti. Altre pieghe nascoste. Non riusciremo mai a vederle e a capirle tutte. Una è quella che lascia intuire, a chi ne è capace, quel canalone, quella parete, quella cengia sulla quale si può ancora salire, fermarsi, guardare e liberare lo stupore. Lui sa ancora vedere, può aiutarci a capire. Riaffiorando, piega tra le pieghe e sussurra. Dipende da te. Non è stata un'impresa la mia, questo è certo, ma il piacere dell'arrampicare in montagna non è dato dalle elevate difficoltà della salita. Questi due percorsi tra le giuglie, ancora così solitarie e selvagge, me lo hanno svelato.